Buonasera a tutti e benvenuti su Homebrew in Pils, ennesimo appuntamento tecnico. Questa sera parliamo di un argomento piuttosto interessante. Parliamo di Turbid Mesh, lo facciamo con Mattia Pogliani che vi presenterò subito. Il Turbid Mesh è una tecnica di ammostamento alquanto, diciamo così, articolato, che è stato usato e viene ancora usato nella storia in Belgio per produrre dei lambic. E Mattia Pogliani, benché giovane, posso dirlo, vista la mia età, è già un esperto homebrewer di tecniche di birrificazione e soprattutto si è concentrato la propria esperienza e i propri studi nelle fermentazioni sour. Ciao Mattia, buonasera. Ciao Gianluca, ciao a tutti. Buonasera Ti faccio a parlare, tutti. altrimenti non arriva il tuo video e quindi poi si rimane col dubbio. Allora, preparati la proiezione, manda in proiezione la tua esposizione, così siamo pronti per ascoltarti. Intanto io faccio le solite raccomandazioni dicendo che c'è possibilità di rivedere questo meeting come tutti gli altri sul nostro canale YouTube, quindi stiamo registrando. Chi non ha intenzione di comparire in video per questioni di privacy è cortesemente pregato di disattivare la telecamera. Potrà comunque intervenire sia sui commenti alla diretta di Facebook, sia qui in Zoom commentando sulla nostra chat al termine dell'esposizione. E ovviamente chi intende apparire in video durante la domanda, cortesemente chiedo di tenere il device in posizione orizzontale, così siamo più belli, riempiamo lo schermo, siamo più belli da vedere Siamo fotogenici. e siamo più fotogenici. Grazie Mattia, e a te la parola, ti ascoltiamo con molta attenzione. Ok, perfetto. Sono felicissimo. Quel pizzico di emozione che non guasta mai, che mi farà fare un paio di stralcioni che sono da copione. Allora, vi faccio vedere velocemente quelli che saranno gli step della nostra discussione di questa sera. Allora, sostanzialmente, la mia presentazione vuole farvi una panoramica molto veloce e al contempo molto poco esaustiva su quanto riguarda proprio la produzione di birre sour in generale. Perché? Perché dobbiamo capire sommariamente il prodotto finito per poter poi invece capire profondamente quella che è una tecnica di produzione e preparazione del mosto che è il Turbid Mash. Quindi faremo una veloce presentazione di che cos'è una birra spontanea, di che cos'è una birra invece sour, qual è lo scopo del Turbid Mash, esaminando punto per punto sia le ragioni storiche, ma soprattutto quelle che ai fini di produzione del mosto ci portano a scegliere un Turbid Mash per una birra spontanea. Dopodiché passeremo a ragionare un po' su uno schema, sui numeri, perché come diceva Gianluca, il Turbid Mash è abbastanza complesso e strutturato come metodologia di produzione del mosto. Una volta visto lo schema, faremo dei ragionamenti, capiremo cosa sta dietro al Turbid Mash, perché? Perché vogliamo arrivare a capire come poterlo replicare, ad esempio, in maniera semplificata su un impianto all-in-one. Il percorso sarà grosso modo questo. Tuffiamoci subito, visto che il tempo sappiamo che è limitato e dobbiamo un po' corricchiare, a parlare di spontaneo. Spontaneo, come accennavamo prima con Gianluca, è una fermentazione spontanea italiana. In Belgio hanno il lambic, anzi in una zona particolare del Belgio hanno lambic, noi qua abbiamo lo spontaneo. Lo spontaneo è che ci piace poi nominare per regione, perché alla fine ogni spontaneum ha una sua peculiarità, ha una sua caratteristica e dipende dal territorio dove viene prodotto. Quindi io produrrò delle spontanee lombarde, Gianluca produrrà delle spontanee friulane, giusto? Insomma, ancora non posso dire Dai, di produrre queste cose, faccio degli esperimenti, diciamo così. perfetto, perfetto. Ah, in cosa si differenzia una spontanea da una sour ale? Okay, se la spontanea è una fermentazione che parte all'aria, quindi c'è un inoculo misto e c'è una grossa commistione di batteri, lieviti selvaggi,
In una saguarela invece l'inoculo sarà più mirato, quindi andremo a selezionare quel lievito, quel brett, quel lattico, quel pedio, per ottenere alla fine un prodotto comunque saguar, comunque complesso, ma che per questioni appunto di quantità di organismi che vanno a compiere la fermentazione non sarà mai complesso quanto uno spontaneo. Quali sono gli attori coinvolti in questo tipo di fermentazione? Le principali sono saccharomiceti, i nostri amati lieviti, lattobacilli, che sono batteri lattici, che è il responsabile della fermentazione lattica, quindi della produzione di acido lattico, così come il pedio, che è un altro batterio, anche lui produce batteri lattici, anche una serie di altri sottoprodotti, e infine il brett. Il brett che è un po' il re della fermentazione di una birra spontanea, di una birra sour ale, perché ha un metabolismo estremamente particolare che dà poi una forte caratterizzazione a queste birre. Qual è la peculiarità? Che avendo tutti questi microrganismi coinvolti nella fermentazione, i tempi diventano molto lunghi per permettere appunto che ognuno dia il suo contributo. E per questo lo schemino sotto che nel corso del tempo e anche nell'evolversi delle temperature subentrano nella fermentazione attori diversi. Ad esempio, una fermentazione spontanea partirà con un'esplosione di saccharomiceti che faranno il grosso della fermentazione, a cui poi seguiranno un inizio inizialmente a rilento del lavoro dei brett, l'acidificazione da parte di latte e pedio. E le temperature, anche qua, a temperature più alte noi favoriamo il lavoro dei batteri. Sappiamo che i batteri lattici hanno la temperatura ottimale di lavoro intorno ai 35 gradi. Quindi temperature più alte, più produzione di acido anche acetico. Temperature più basse invece, tutti i batteri, tutti i lieviti saccharomiceti rallentano la loro attività ed è qua che invece continua a lavorare il brett. E quindi anche nel corso dell'anno, sia al variare della temperatura, al variare dei mesi, avremo un intervento dei diversi batteri, dei diversi lieviti che stanno fermentando. E quindi l'oscillazione anche delle temperature è fondamentale per produrre una birra sour complessa, con il giusto grado di complessità. Vediamo un po' chi è questo brett, questo amore e odio con il Brettano Maises. Allora, ovviamente è un lievito, che è un lievito che ha un metabolismo particolare, per il quale, a differenza di un saccharomiceto, ad esempio, riesce a metabolizzare zuccheri complessi e amidi. Ok, quindi nel tempo il Brett rilascia un enzima che va a scomporre gli amidi, li rende zuccheri, e lui lavora alla sua attività metabolica. Così come metabolizza anche i tannini. Okay? Il tannino è una grossa fonte di lavoro per il brett, soprattutto diluita nel tempo. Okay? Come anche degli zuccheri particolari come il cellobiosio, che vi ho segnato sotto, che è uno zucchero sostanzialmente che si trova nelle botte, che deriva dalla lignina. Quindi per questo dice che il brett se mangia di tutto, anche il legno. Appunto perché il legno c'è questo zucchero che viene metabolizzato dal brett. Così come il cannibalismo è un'arma del metabolismo del brett. Perché? Perché lui metabolizza di natura anche tutti i sottoprodotti della fermentazione di saccharomiceti e lattobacilli e anche metabolizza questi lieviti, questi batteri in autolisi. Quindi il saccharomiceto fa il suo percorso di fermentazione, poi nel tempo muore, va in autolisi ed è lì che subentra il brett che se lo mangia, che la metabolizza. Prodotto del metabolismo del brett sono degli esteri, okay? I tipici esteri animali di stalla, di cuoio, di cantina, sono tutti derivati dal metabolismo del brett. Okay? Una particolare nota da considerare sul lavoro del brett è il fatto che in presenza di ossigeno questo porti la produzione di acido acetico. Okay, quindi tenere le nostre birre spontanee, le nostre sour ale, al riparo il più possibile dall'ossigeno vuol dire preservarla dalla produzione di aceto.
C'è anche un giochino carino che si chiama transesterificazione, che è sostanzialmente un processo del Brett per il quale lui trasforma un estere da un estere a un altro, ok? Facendo una, diciamo, con la reazione con un alcol. E quindi cosa vuol dire? Che prende tutti quei fenoli che noi conosciamo, che vengono prodotti dal saccaro miceto, e per mezzo della transesterificazione vengono resi esteri riconoscibili tipici del Brett, quelli di cui parlavamo prima, cantine, eccetera. Quindi cosa vuol dire? Voglio una birra che sia tanto caratterizzata dal Brett, dovrò avere un saccaro miceto di base che mi produce tanti fenoli. Quindi questa è giusto un'analisi veloce del Brett, perché ci porta a capire come mai facciamo il Turbid Mash. Ed eccoci qua, in grassetto c'è lo scopo principale di questo ben amato mash, Turbid Mash, ovvero preparare la pappa, preparare il cibo per il Brett, ok? Perché? Perché dicevamo che queste fermentazioni spontanee, queste birre sour, richiedono una fermentazione che duri mesi, che duri anni, ok? Uno, due, tre anni poi per i blend, ad esempio in Belgio la produzione di Geuze. Quindi cosa vuol dire? Noi dobbiamo predisporre un terreno in cui il Brett può lavorare per due o tre anni. Okay. Per lavorare a un anno è facile, basta avere un mesh un po' amidaceo e ci siamo, ma è sui tempi più lunghi che si va a scoprire quanto è prezioso effettivamente il Turbid Mesh. Quindi cosa produciamo col Turbid? Amidi, che abbiamo detto che sono la base del metabolismo del Brett, tannini, coaguli di proteine, in generale tutta quella biomassa che poi potrà essere metabolizzata dal Brett. Un altro scopo è la gelatinizzazione, che è l'estrazione dal frumento non maltato. Visto che il Turbid Mash è sostanzialmente composto da pils e frumento non maltato, dopo vedremo, anche questo tipo di mesh, che è particolarmente lungo, ha delle rampe lunghe, partiamo anche dal basso, quindi da un ferulic, da un protein, questo serve per avere comunque un'estrazione, tirare fuori zuccheri complessi e semplici dal frumento. Per ultimo, conversione non totale, perché semplicemente ci ricolleghiamo con il primo punto della pappa per il Brett, la conversione non totale ci permette di avere zuccheri complessi e amidi che poi nel tempo saranno, saranno prodotti per il metabolismo del Brett. Ed è qua che arriviamo un po' alla parte calda, perché il Turbid Mash è tanto complesso quanto è semplificabile con uno schemino, ed è qua che subentra il pennino whiteboard e proviamo a fare estemporaneamente uno schema. Allora, il Turbid Mash prevede l'utilizzo di tre pentole, okay. Queste possono essere di dimensione diversa, dopo ci ragioniamo. Per il momento, per semplicità, prendiamo tre pentole che siano di dimensioni simili. Così divise. Qua abbiamo il mesh tune. Qua abbiamo una pentola che sarà a temperatura di 88 gradi e qua abbiamo l'acqua. Ok, allora, partiamo con tre pentoloni, ovviamente quella d'acqua piena, e procediamo per step, ok? Quindi vedremo, cioè, cercheremo di analizzare il Turbid Mash negli otto, nei nove step che lo caratterizzano, ognuno di questi capendo esattamente quali passaggi dobbiamo fare in quali pentole per ottenere quali temperature. Ok, andiamo subito al sodo con la prima fase, che logicamente è il machine. Il machine che verrà fatto con tutta la quantità di malto, okay, di frumento e di pils nel tino di mesh. Iniziamo con il 15%, poi i numeri li vedremo dopo bene. Iniziamo con il 15%
dell'acqua totale. Di acqua a 62 gradi. Okay. Questo ci permetterà di fare un primo step di mesh a 45 gradi, okay? Temperatura da ferulic. Okay? Inizia il nostro machine. Vediamo dove posso segnare le temperature. Potrei farlo qua sotto. Okay. Quindi abbiamo un primo step da 45 gradi. 45 gradi, 10 minuti. Ok, perfetto. Quindi abbiamo il primo punto dove prendiamo l'acqua e la mettiamo nel tino di mesh. Nel frattempo portiamo l'acqua, diciamo di sparma, l'acqua calda a 90 gradi. E capiremo perché l'acqua a 90 gradi. Sostanzialmente noi dobbiamo estrarre, come vi dicevo, tannini dal nostro mesh. Quindi, come sappiamo dalla letteratura, temperature superiori agli 80 gradi estraggono dai malti il tannino. Normalmente questa cosa la dobbiamo evitare come la peste, e invece nel turbid mesh che questo diventa un valore aggiunto. Valore aggiunto appunto per il metabolismo del Brett. Secondo step. Prendiamo il 20% di quest'acqua a 90 gradi, ma io nel frattempo ho detto una cavolata gigante. La prima di tante. Qua siamo a 100 gradi. Siamo a temperatura di ebollizione. Io normalmente per comodità la tengo a 95 gradi, ma deve essere l'acqua molto molto calda. Tac. E facciamo colore rosso. Abbiamo quindi il secondo step dove portiamo l'acqua nel tino di mesh. Il terzo step inizia a delineare la peculiarità del turbid mesh, che è quella che noi preleveremo delle quote di mosto dal mesh principale e le porteremo in un pentolone a parte che manterremo ad 88 gradi. A cosa mi serve questa operazione? Sostanzialmente nel tino di mesh, immaginate, io ho il 15% dell'acqua totale, ho un rapporto di acqua grani che è vicino allo 0,5-0,6 per litri chilo. Quindi è un mesh estremamente secco, estremamente denso. Spesso addirittura i malti assorbono completamente tutta l'acqua. Quindi avrò un mesh molto lattiginoso, estremamente denso, e sarà ricchissimo di amidi. Perché? Perché la conversione non è ancora cominciata. Quindi prelevando una quota dal tino di mesh e portandola a 88 gradi, noi sostanzialmente interrompiamo l'attività enzimatica, quindi fermiamo la conversione di amidi in zuccheri, quindi fissiamo nel pentolone a 88 gradi, fissiamo una quota di mosto ricchissimo di amidi, okay? Che diventerà poi tutta la parte di che mi serve per appunto per il metabolismo del Brett. Ok, quindi al punto 2 abbiamo aggiunto il 20% di acqua a 100 gradi, andiamo a fare uno step di proteasi, okay, quindi 54 gradi per 5 minuti. A questo punto c'è il terzo passaggio, come dicevo, prelevo una quota di mesh e la porto nel pentolone da 88 gradi. Ecco che ho la prima parte di amidi, ok? Di mosto amidaceo. Terzo passaggio, quarto passaggio, vado a prendere ancora acqua. Faccio uno step ulteriore di mesh, ok? Quanta acqua vado a prendere? Vado ad aggiungere al mio mesh, più o meno, anche qua siamo sul 30% di acqua, sempre a 100 gradi. Questo per portare il mio mesh a una temperatura di 65 gradi per 30 minuti. Ripeto lo stesso passaggio. Okay, stavolta prendo una quota maggiore di mosto, che prenderò intorno al 50% di mosto, e lo porto nel tino ad 88 gradi. Allora, a questo punto
Facciamo un'analisi della situazione. Qua dentro avrò più o meno un rapporto grani di 1,2-1,3 litri chilo. Comunque sembra abbastanza denso, ma siamo vicini al rapporto di un tretini. Da questa parte avrò tutto il mosto amidaceo, da questa parte continuo a avere l'acqua a 100 gradi. Ok, a questo punto, anzi, buttiamo lì due percentuali, come vi dicevo prima. Qua ho tolto un terzo dell'acqua, qua ho tolto un mezzo del mosto totale. Siamo al punto 6, il punto 6 è fare un altro step di mesh. Voilà, figurati se non facevo i danni. Ok, il 6 arriva qua, si vede. Ta 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 ta. Ok, aggiungo un altro step, in questo caso sto aggiungendo il 25, ancora 30% di acqua a 100 gradi, il tutto per portare a 30 minuti, a 70 gradi, a 72 gradi. E è qua che arriva poi la parte interessante. Ho finito sostanzialmente il mesh, che okay? Ho fatto mezz'ora a 72 gradi. La conversione di quello che dovevo convertire, di quello che è rimasto qua dentro, ormai è finita. È il momento di fare mesh out. Come faccio mesh out? Prendo, questo è il punto 7, prendo tutto il mio mosto a 88 gradi e lo porto nel tino di mesh. Ok? A questo punto il tino di mesh è pieno, sono arrivato alla temperatura di 78 gradi ed è qua che sto facendo mesh out. E il tempo in realtà che mi serve per questa operazione è breve, che una volta che do un paio di minuti di ravanate, di mescolaggio al mosto, posso finalmente iniziare a fare lo sparge. Lo sparge logicamente porterò. Io porto nella pentola dove avevo già fatto dove avevo ottenuto il mosto a 88 gradi. Potete portarlo in una pentola più grossa, potete come sempre passare da un fermentatore, che quindi passare da un tino volante, un tino satellite. E ultimo passaggio, logicamente, finire lo sparge con l'acqua, però stavolta a 90 gradi. Quindi al mesh out abbiamo spento la pentola che qua teneva l'acqua a 95-100 gradi. Questa è arrivata a 90 gradi e ci faccio lo sparge. A questo punto faccio lo sparge, anche qua faccio convergere tutto nella pentola iniziale e faccio la bollitura. E bollitura ne parleremo di 3-4 ore, che è una bollitura estremamente lunga. Sostanzialmente questo mesh, tutto questo casotto è un mesh in decozione con il prelievo di una quota. Okay? Queste quote 3 e 5 un terzo del mosto e un mezzo del mosto sono quello che contraddistingue questo tipo di mesh. Ed è qua che noi andiamo a creare tutti i nostri amidi che serviranno per il metabolismo del bread. Ah, abbiamo visto in linea generale, capisco che possa essere nebulosa ancora la questione, come avviene il mesh, come avviene il passaggio tra due pentole, poi vi darò tutte le risorse poi per guardarlo più con calma. Adesso buttiamo lì un paio di provocazioni per capire qual è il senso di questo metodo di produzione. Andiamo, torniamo di qua e a tirare un po' le somme del discorso. Ok. C'è un foglio Excel carinissimo, l'originale di Gian Riccardo Corbo sul blog Ice Hour, poi l'ha rifatto anche il Rovid, dopo lo vedremo, che riassume sostanzialmente qual è l'evoluzione del Turbid Mesh, che okay? Prelevando 1, 2, 4, 6 sono le quote di acqua che aggiungi al mesh, 3, 5 sono le quote che prelevi, poi tutto questo ritorna a farlo sparge e trick, vai a finire in boil. Grist, frumento non maltato e pils. Percentuali, il frumento può andare dal 20, 30 al 40%, che è tendenzialmente più frumento hai, più porti acidi, gli acidi ferulici, porti più amidi, quindi avrai un mesh, avrai un mosto finale che produrrà uno spontaneo un po' più
po' più animal, ok? Uno un po' più grezzo, diciamo così. La bollitura è molto lunga, dalle 3 alle 5 ore. Questo per due motivi. Primo è per creare dei coaguli, ok? Quindi dei grossi coaguli delle proteine. Questi coaguli poi, nel tempo, negli anni, andranno attaccati piano piano dai bret, che ne trarranno nutrimento. Essendo appunto coagulate, questa cessione di nutrimento sarà più lenta. E l'altro motivo è perché noi utilizziamo un luppolo particolare che si chiama Suranné, che è un luppolo invecchiato minimo 4, 5, 10 anni, ed è un luppolo che perde sostanzialmente tutte le componenti di alfacidi, quindi tutto il potere amaricante, ma conserva quello che è il potere di conservativo, di antisettico, di antipatogeno, ok? Quindi tutte le caratteristiche di conservanti, ma perde le caratteristiche amaricanti. Qual è la figata, quindi? Che io utilizzo luppolo che mi preserva il mosto, ma al contempo non mi dà amaro, anche perché tendenzialmente amaro e acido cozzano. Quindi 3-5 ore di bollitura coagulano le proteine, restringono anche il mosto, che lo addensano. Perché? Perché tutti questi passaggi con un sacco di acqua producono un mosto molto liquido. E quindi questa bollitura prolungata ci permette di ottenere da grandissime quantità di acqua il nostro mosto intorno ai 1040 di OG. E poi fa evaporare tutti quegli oli essenziali che sono rimasti nel Suranné, che è noto a molti che abbia una puzzettina di formaggio di piedi importante. Okay? L'ossidazione di 5-10 anni porta degli aromi particolarmente forti e non estremamente gradevoli. Quindi la bollitura prolungata fa sì anche che questi aromi si perdano. A questo punto tiriamo un po' le fila del discorso e cerchiamo di chiudere il ragionamento. Allora, non stiamo parlando di acidificazione, cioè non stiamo parlando del processo poi di fermentazione, non parliamo di kettle souring, quindi stiamo parlando solo di preparazione del mosto. Lo scopo, leggiamo qua, amidi, tannini, proteine, fenoli. Voglio amidi, quindi come ottengo amidi? Temperature alte, ok, quindi temperature alte, alfamilasi produce più zuccheri complessi, farine. Quindi la nostra farina non è nient'altro che amido. L'amido di mais, okay? Sono tutti prodotti che possono essere aggiunti, ad esempio, al nostro mosto per far sì che questo sia più amidaceo. E poi la conversione non completa. Okay? Noi vogliamo che appunto ci siano più amidi e più zuccheri complessi possibili. Voglio tannino. Quindi sparge sopra gli 80 gradi. Noi stiamo facendo, ricordatevi, un primo sparge, diciamo, una prima aggiunta di mosto a 88 gradi e una seconda stiamo facendo proprio uno sparge a 90 gradi, okay? Quindi una grossa estrazione di tannini. Una soluzione alternativa? Qualche cucchiaiata, un paio di cucchiaiate di grani in boil. Okay? Questi grani di malto faranno sì che appunto durante tutto il processo di bollitura venga estratto del tannino. Voglio proteine, ovviamente lavoro sporco, okay? In senso buono, quindi non pulisco il mosto, quindi non faccio la raccolta della schiuma in boil, non raccolgo i coaguli di proteine, anzi, voglio che ci siano. E butto tutto in fermentatore, okay? Il famoso butta tutto, qua è indispensabile perché io voglio appunto che tutto questo peame vario vada poi in fermentatore. Voglio il fenolo, ok, perché fenolo, transesterificazione, quindi produzione di esteri del bret, esteri animals, quindi ad esempio l'utilizzo di un lievito belga come saccharomiceto. Luppolo sì, ma non in amaro, abbiamo detto amaro e alcol, amaro e acido cozzano, quindi soluzione mesh hopping. Quindi in mesh aggiungo del luppolo, ovviamente basso contenuto di alfacidi. Questo farà che l'estrazione di aroma sia praticamente nulla, così come quella di amaro, però in compenso tutte le proprietà del luppolo di cui parlavamo. Le topping, anche qua, luppolare a fine della bollitura con quella giusta quantità di luppolo per dare 2-3 IBU,
che sappiamo sono sotto la soglia di percezione dei lattici, quindi non inibiamo la produzione di acido, ma nel contempo protegge il nostro mosto. Tirate queste somme, andiamo a pensare come possiamo applicare, ad esempio, un turbid mesh, quindi non un turbid mesh, ma la produzione di un mosto con determinate caratteristiche con i nostri amati impianti all-in-one. Quindi cerchiamo di semplificare il processo per ottenere un risultato che possa essere il più simile possibile. Allora, diciamo, il primo trucchetto può essere quello di fare uno spark. Il mesh va normalmente, le temperature stanno molto alte, quindi magari facciamo un mesh a 69-70 gradi, facciamo mezz'oretta a 69 gradi, mezz'oretta a 72 gradi. Poi, facciamo, magari, anzi, possiamo addirittura non convertire, quindi facciamo un 45 minuti di mesh e poi andiamo in sparge. Facciamo uno sparge molto caldo, sparge a 90 gradi, seconda accortezza. Andiamo in bollitura, lasciamo dentro tutto, quindi lasciamo proteine, lasciamo la sporcizia, il residuo del mesh e magari mettiamo il luppolo in fiori, che è facilmente filtrabile, in fondo agli ultimi 5 minuti di bollitura e poi lo rimuoviamo. Perché lo rimuoviamo? Perché andiamo poi a buttare tutto quello che abbiamo prodotto durante la cotta nel fermentatore. Possiamo anche replicare una sorta di turbid mesh nell'impianto all-in-one. Questa foto, questa croc che vedete sulla destra, era quando ho testato, ho provato a fare l'all-in-one nel mio Clarkson da 50 litri, ma a metà mesh, cioè meglio, iniziando il mesh mi sono accorto che questo non era fattibile, quindi mi sono inventato di farlo con una pentola satellite. Ecco, questo polsinellone grosso è il Polsinelli da 100 litri, è il Tretini che io uso per fare normalmente i turbid mesh. Okay. Quindi pensiamo all'all-in-one intanto, leggiamo qua sotto, attenzione. Quali sono le caratteristiche di un all-in-one che bisogna tenere monitorate? Innanzitutto il dead space, okay? Perché sappiamo che nel nostro all-in-one c'è sempre uno spazio di mosto che rimane tra la resistenza e il fondo del cestello, e questo fa sì che no, questo non entrerà mai a contatto con i grani. Ovviamente poi c'è il ricircolo, però quello è una quantità di mosto che noi dobbiamo tenere in considerazione, dovremo togliere dallo sparge finale e usare in mesh. Quindi già non possiamo pensare di fare un rapporto litro chilo di 0,5-0,6 kL in un all-in-one, perché questo vorrebbe dire seccare subito la resistenza. Tutto il mosto verrebbe portato sopra i grani, assorbito completamente e quindi poi si rischia di bruciare la resistenza. Quindi cosa faccio? Io parto sempre con una quantità litro-chilo un po' più alta. Mesh in a 45 gradi, lo faccio con la resistenza. A quel punto però mi porto evidentemente dell'acqua a 90 gradi e il secondo step a 54 gradi lo faccio aggiungendo l'acqua a 90 gradi. Semplicemente considero un rapporto grani-chilo di un litro in più rispetto a quello che vorrebbe il turbid tradizionale. Quindi parto già con 1,5 e arrivo a fare lo step a 54 con 2 litri-chilo. A questo punto aggiungo dell'altra acqua a 90 gradi e arrivo a avere il mio solito rapporto 3,5 litri-chilo. È quello che utilizzo normalmente per le mie cotte, quindi ci arrivo a 65 gradi aggiungendo acqua a 90 gradi a 100 gradi, scusatemi, ad avere un mesh normale. A questo punto che io prelevo intorno a metà del mosto che ho ottenuto, e quindi prelevo una sola volta la quota su tutto il processo. Però vi garantisco che già questa mezza quota che io prelevo, quindi asciugando un po' il mesh, diventa ed è ancora estremamente lattiginosa, è comunque densa, quindi è ricca di amidi.
ancora aggiungo acqua a 90 gradi, poi ci sarà un foglio di Excel che ci aiuta a fare questi calcoli. Aggiungo acqua a 100 gradi, ancora non 90, a 100 gradi arrivo a 72, anche qua arrivo a 72, ma con il normale invece, il normale rapporto litri chilo di 3,5. Porto con la resistenza, quindi non tolgo più quote, sono arrivato, porto con la resistenza a 78 gradi, aggiungo come il turbid mesh, aggiungo il mio mosto che è rimasto nella pentola a 88 gradi e poi faccio lo sparge con l'acqua rimanente a 78 gradi. Tutto questo sparge lo faccio in un fermentatore, svuoto la pentola principale, svuoto il clusterin, do una pulita veloce alla resistenza e poi metto in bollitura per 4 ore. Io uso il Suranné, però diciamo che fare bollire per 3 ore, 4 ore, finché non si raggiunge l'OG desiderata e poi mettere gli ultimi 5 minuti un 20 grammi di sats in fiori in calzino e poi lo si rimuove, fanno sì che otteniamo la giusta quantità di amaro, okay, e la protezione comunque del nostro mosto. Che altro? Vi ho lasciato un paio di risorse che ritengo fondamentali se ci si vuole approcciare al mondo del turbid mesh. Non parlo della produzione di sour, ma proprio la produzione di mosto. Partiamo dal basso. Il Millefunk è una wiki, quindi un insieme di risorse online davvero prezioso, che ha un articolo figo che parla del Turbid Mesh, che sostanzialmente analizza il Turbid Mesh di Cantillon. iSour, che è il blog di Gian Riccardo Corbo, che vi accennavo prima, che è tutto incentrato sulle birre acide e parla anche di produzione, ha un bel articolo sul Turbid Mesh. Infine, il nostro Davidone, Rovid Beer, ha fatto un articolo che io ritengo davvero speciale a tema Turbid Mesh. Parla sia della storia, parla sia di come veniva fatto tradizionalmente, mette un foglio Excel davvero fatto bene, che ci guida nella preparazione della ricetta, dello studio del rapporto acqua-grani, e infine fa anche una sua versione del Turbid Mesh su All in One. Su alcune cose siamo d'accordo, su un altre abbiamo due modalità di produzione differenti, però è davvero, davvero prezioso. Saltiamo i fogli Excel che ve li faccio vedere tra pochissimo. Due testi, okay, due bibbie, American Sour Beers, che ci parla anche di produzione del mosto, e le birre del Belgio 3, che parla di Lambic. E anche qua abbiamo comunque una buona infarinatura, delle buone basi. Vi faccio vedere velocissimo questi fogli Excel che secondo me per iniziare sono una risorsa fondamentale. Questo è il foglio di Gian Riccardo Corbo, dove io prevedo quanto malto voglio utilizzare, quanto assorbimento di malti ho, che okay, ad esempio 1, però, e questo foglio Excel mi calcola in automatico, ad esempio, questo è un turbid per 98,3 litri post sparge, che qua dipende ovviamente dall'ebollizione, dal boil off che ha, hanno sbagliato. Che a ognuno, okay, e step per step aggiungere 9,8 litri di acqua a 62 gradi per raggiungere tot 45-10 minuti, poi aggiungere 16,2 litri di acqua a 100 per fare 58. Io faccio 54, come vi ho detto prima, per arrivare per 5 minuti, togliere 3,7 litri, poi ne aggiungi 22,8 e vai a 65 gradi. Ne togli 15 e porti a scaldare, ne aggiungi 19. Okay? Step per step ho l'esatta quantità, e poi qua è ripercorso quanti litri ho totali, quanti ho pre-sparge, quanti ho post-sparge. Quindi tutti gli step del Turbid Mesh sono calcolati con la giusta quantità di rapporto grani-litro.
L'ha fatto, l'ha rifatto Davide, sicuramente più moderno. Dov'è qua? Rovid Beer. Sicuramente più moderno, più estetico, più pulito e anche più chiaro, però non volevo partire subito a fargli la marchettozza. Qua Ci sta abbiamo. guardando Davide, eh? Ci ha raggiunto su Facebook, Davide. ti sta guardando, quindi... Davide ci guarda ma tu non sempre, potevi saperlo, quindi dai. sei sincero. Però lo immaginavo e me lo auguravo, devo essere onesto. Ok, quindi anche qua, partendo dalla quantità di grani, assorbimento grani, rapporto spargio, che già aggiunge una variabile in più, abbiamo poi tutti gli step. Scalda 90,6 litri 62, che è quindi quantità d'acqua totale 90,6. 7,8 di machine, il resto dell'acqua a 100 gradi, aggiungi 13. Aggiungi 16, togli 3, aggiungi 18, togli 12, aggiungi 8. A questo punto poi riporti tutti i 15,4 litri nel tino di mesh, finisci lo sparge con 36 litri. Perché qua proprio abbiamo graficamente anche passaggio per passaggio. Scusate che ti tolgo. Per caso Gianluca, voi vedete, tu ti vedi qua in mezzo? Perché io vedo la preview della tua faccino. Ma la vedo solo io, non viene in Sì, condivisione. si vede solo chi parla. Quindi Perfetto, perché eri in mezzo tu tra. Perfetto. vedi solamente un quadratino è occupato, tutto il resto si vede il grafico. Allora, qua abbiamo tutta la struttura, ok? Tino di mesh, tino di sparge e pentola piccola. Finito lo sparge, andiamo tutto in boil. Davide ha fatto poi questo schemino. Invece per l'only one, okay, con la sua interpretazione di produzione dell'only one, dove aggiungo una variabile che è i litri sotto al cestello, che è esempio è il dead space di cui parlavo, che nel mio caso è 9 litri. Che è 9 litri. Sai che è successo? Beh, il tuo foglio di Excel mi È va di Davide che... andare assolutamente al blog marchettato. Perché quindi anche qua tutte le informazioni del mio impianto inserite e a questo punto ho tutto il processo semplificato e considerando anche la difficoltà di gestire un rapporto acqua-grani più alto di un turbid mesh classico. Queste risorse sono accessibili ai link che vi ho lasciato qua. E quindi Rovi da Turbid Mesh, ci sono entrambi i fogli Excel, c'è un bellissimo articolo. Aisawar, anche lui ha la sezione download dove c'è il suo foglio Excel. I valori sono leggermente diversi. Io mi sono fatto una mia versione a caso, ma che sono convinto che funzioni meglio, anche se non è vero, però è tutta autosuggestione. E assolutamente per i primi Turbid lavorate con il foglio Excel. Da lì capirete effettivamente il rapporto delle temperature, se è corretto, il rapporto dei litri. Segnatevi tutto. Io, ad esempio, all'inizio utilizzavo comunque il pentolone di mesh con sotto il fornellone che mi serviva per correggere leggermente la temperatura se andavo troppo basso. Nel tempo ho sistemato correttamente i rapporti delle temperature, tanto che adesso uso solo due pentole, di cui una elettrica e una a gas, e poi per fare il mesh utilizzo un frigorifero di quelli da campeggio da 100 litri con un filtro bazooka. Sono arrivato a regolare le temperature, appunto da arrivare perfettamente in temperatura target, dare una mescolata e lasciare gli step nel frigorifero da campeggio. E così. Mattia, questi link, poi se me li mandi gentilmente, li mettiamo anche in descrizione del video su YouTube, così sono prontamente cliccabili per chi vorrà averli. Poi Mi sembra fatto. dopo, nei prossimi giorni, tranquillo. Dopo ti rimando. Ok. Ah, io Gianluca, insomma, ho dato una panoramica generale. Capisco di essere andato veloci su alcune parti. Dimmi se secondo te serve qualche approfondimento subito, se no potremmo anche catturare qualche domanda. Io direi proprio di sentire i partecipanti e vedere se ci sono domande, se c'è qualcuno che ha
necessità di approfondire qualcosa in particolare. È logico che, come giustamente dicevi tu, si tratta di un'introduzione a questo sistema di ammostamento che è abbastanza articolato, come dicevamo anche all'inizio di presentazione, quindi poi sta a ognuno di noi approfondire, diciamo, a seconda di quelle che sono le proprie esigenze, anche il proprio impianto, perché su un trettini, come dicevi tu, la gestione è un attimo meno complessa, su un IO, comincia a diventare un po' più difficile da gestire. E sentiamo se ci sono, andiamo per alzate di mano oppure accendete il microfono e parlate anche su Facebook, se volete scrivete nei commenti e noi leggiamo le vostre domande al buon Mattia. E, ok, mi hai già mandato pure il link, quindi ora mi devo salvare Per tutti che è connesso, okay, in chiamata. Perfetto. Durata totale della cotta, vai così, giusto per... Si inizia la mattina alle 7, a che ora della sera? Più o meno, e finisce il giorno dopo a pranzo. Allora, diciamo che con il Tretini, i miei amici di HBL, con cui abbiamo fatto anche un'esperienza tutti insieme, lo sanno, ci assestiamo intorno alle 9 ore, talvolta 10, ok? Poi dipende anche da quanto sul momento devo dilungare la bollitura. Perché l'efficienza, soprattutto utilizzando il frumento del contadino, almeno a me, è sempre ballerina. Quindi mi trovo spesso con dei mosti molto diluiti e la bollitura arriva a durare 5 ore. Con gli HBL siamo stati molto fortunati, abbiamo beccato un buon frumento e in 8 ore e mezza stavamo già lavando i pentoloni. Quindi un bel impegno, insomma. Sì, anche perché diciamo che tutti i trasferimenti portano via tempo. Il mesh di per sé ha una durata di un'ora e mezza, nulla di trascendentale, ma preparare le due pentole, preparare le acque, fare i travasi, lo sparge è lungo, perché hai prima il mesh out con tutto il mosto e poi uno sparge molto diluito, con dell'acqua a 100, con dell'acqua a 90 gradi, quindi anche lo sparge porta via, almeno a me, porta via un'oretta, se non un'oretta e mezza. Stiamo parlando di 23 litri, no? Allora, finali. In realtà, se ci pensiamo, alla fine cambiano un po' le proporzioni nella durata dello sparge, magari su 23 litri di sparge hai mezz'ora, su 100 litri hai lo sparge di un'ora e mezza, alla fine balla un'ora. Io 9-10 ore le metto sui 100 litri, che poi in realtà sono sempre una novantina. Quello che serve per riempire due caratelli da 50 litri, 90-100 litri. Okay. E poi consideriamo, voglio fare 23 litri, un'oretta di meno, non tanto. Cioè se sono un po' più agile con le pentole. Dario ti chiede, la domanda di prima sulla durata era di Maurizio, invece Dario ti chiede il profilo dell'acqua da utilizzare e come effettui il controllo del pH, se va fatto. Sì, allora, io uso un'acqua tendenzialmente mediamente leggera, l'acqua che uso per le Belgian Ale. E devo ammettere che ho cercato un po' di letteratura su effettivamente quale sia l'acqua corretta per il turbine mesh. Cantillon è sempre stato in centro a Bruxelles, cioè l'acqua tutto sommato è quella, è un'acqua mediamente leggera, non so essere molto più preciso. Io utilizzo esattamente il profilo dell'acqua delle mie Belgian Ale. Il controllo del pH, essendoci un ferulic rest all'inizio del mesh, in realtà sono sempre attrezzato per correggerlo, ma io ho fatto 13 turbid mesh nella mia vita e non mi è mai capitato di dover correggere. Solo una volta dove ho utilizzato, per questioni logistiche, ho utilizzato un'acqua che non era la mia, ma ho stabilizzato il pH solo nello step dei 65 gradi. Non ha mica un'opzione proprio. Da Facebook Matteo Medda ti chiede, ciao Mattia, quale dovrebbe essere l'AOG? Sempre e comunque 1040 oppure ci sono
delle birre acide che tu vai a produrre, con le quali ti porti a un'OG diversa. Allora, l'OG diciamo che dipende da, come al solito, dal prodotto finale che vuoi ottenere. Per le mie spontaneum di base, sono ancora un grosso work in progress, cioè sono solo 3 anni che faccio, sì, questo è il terzo inverno che faccio spontanee vere con il tubid mesh e la cool sheep, quindi lo sto ancora scoprendo. Io mi attesto sempre tra i 1040 e 1045. Consideriamo che un lambic alla fine dei 2 o 3 anni avrà un'attenuazione vicina al 100%. Quindi già partendo da 1040 arriviamo ai 5 gradi e 3, 5, 4, una roba del genere. Voglio fare una Berliner, voglio farla tradizionale, no, non tradizionale, meglio, voglio fare una fermentazione spontanea di bassa gradazione, ho sbagliato a definirla Berliner. Mi piace, la faccio spesso. Faccio un secondo sparge al turbid mesh, prendo una quota dal pentolone e faccio un mosto ad OG 1018-1020, poi mi porto una birra di 3 gradi e mezzo, comunque che avrà tutta la complessità della fermentazione spontanea. Magari la passo in una botte piccola, quindi avrà un processo di evoluzione abbastanza veloce, e questo potrà avere un prodotto estremamente complesso ma con bassa gradazione. Discutevamo, chiacchieravamo con Paolo Erne, lui ha fatto il turbid mesh in high gravity, quindi è arrivato a, me lo diceva nei giorni scorsi, è arrivato a 1124 con una bollitura anche di 6-7 ore, e quindi questo mi dice: ok, figata, posso fare il turbid mesh anche con OG altissime, un barley in turbid mesh. Ok, altre domande? Giuseppe giustamente dice: con tutto questo lavoro, una birra così, un lambic di questo genere, dopo anche 3 anni all'interno di una botte, avrà un costo assolutamente più elevato delle birre che produciamo noi normalmente, per forza di cose. Cioè, credo se si possa notare anche dal costo dei lambicchi che si trovano in commercio, che sono ben più alti. Ti volevo chiedere, quanti anni fa tu hai provato a fare la tua prima birra con questo metodo? 3 anni fa, dicevi? Allora, il primo turbid mesh, vero? Sì, l'ho fatto 3 anni fa. E prima facevo queste cotte, come dicevo prima, con gli sgami per cercare di dare un substrato più favorevole al Brett. Quindi ho sempre messo il cucchiaio di farina in bollitura, ho sempre fatto lo sparge a 90 gradi. Queste erano le due accortezze che avevo. La vera spontanea col turbid mesh l'ho fatta, sì, a dicembre di 3 anni fa. E l'hai già assaggiata? Sì, già imbottigliata, già visto, è stata, una parte ha visto la frutta, una parte ha visto due botti, un'altra parte è stata imbottigliata naturalmente. Quell'anno ne ho fatte 3 di cotte. Una è ancora lì, mi sono ripromesso di prenderla l'inverno che arriva, che sarà l'inverno del terzo anno, vero? E le altre invece le ho tutte utilizzate. Una botte purtroppo mi è andata in aceto male male, e quindi quella poi è stata isolata, è stata utilizzata, vero, avviato una madre di aceto, quindi lì è lì. Una parte l'ho utilizzata anche per un piccolo blend, e l'altra invece è stata una cotta, una spontanea che mi ha molto soddisfatto. Tanti qua l'hanno anche già assaggiata. Anche una parte era rimasta liscia, una parte avevo cercato di carbonarla, ma non è venuta carbonata. E invece poi una terza parte è diventata una IGA spontaneum. Bene, quindi tutte le impressioni di tutti questi esperimenti sono positive, diciamo, a parte la botte che è andata. No, no, sono io che dico solo quelle positive, in realtà c'è un Ah, sacco di ok. birra che è stata Però immagino che dopo tutto questo tempo, insomma, solo la soddisfazione di poter assaggiare qualcosa che hai dovuto gestire e lavorare per così tanto tempo è una bella emozione, È magico, sì. no? Infatti Ripaga c'è di magia. tutto lo sforzo di tutto quello che è stato fatto per produrla, davvero. E
Ok, qua c'è una domanda di Dario che non ho capito bene. A che temperatura viene inoculato il mosto? Cioè, se si fa un inoculo di lievito, quindi non spontaneo, immagino, di un ceppo di lievito, come dicevi tu prima. A Sì, la risposta è che che al temperatura? solito dipende, c'è sempre l'applicatura dietro a questa domanda. Nel senso, voglio effettivamente fare se faccio una fermentazione spontanea, sapete, raffredda tutta la notte, tendenzialmente il giorno dopo, intorno alla ventina di gradi, va in botte o nel contenitore della fermentazione. Se voglio fare una sour ale, quello che farei io, ad esempio, è inoculare un saccharomiceto belga, quindi ad esempio un bel Belgian Saison che comunque lavora a temperatura alta, produce fenolico e questo transesterificato diventa estere del Brett, quindi farei partire una fermentazione tendenzialmente alta, anche alla trentina di gradi. Considera che così hai il lievito Saison che ti lavora bello cattivo. Hai batteri lattici che magari vai a inoculare insieme a Saison che hanno modo di iniziare a lavorare. Io poi tendenzialmente quando faccio sour ale di questo tipo aspetto la fine della tumultuosa, comunque l'ultima mezza giornata di tumultuosa e vado ad inoculare i Brett in realtà. Ok, quindi c'è un inoculo oltre che diciamo, saccharomiceti, anche di Brett. Spontaneo puro, hai mai fatto niente? Sì, assolutamente sì, spontaneo puro. Ne faccio tendenzialmente tre, due. Il primo anno ne ho fatto tre, l'anno scorso due e quest'anno tre. E come fai la raccolta? Ok. Con la Kulship, ho una Kulship di rame da 100 litri, da 110 litri. Finita la cotta, verso con un minimo di splashing il mosto nella Kulship. La Kulship la lascio con una retina a raffreddarsi tutta la notte, il giorno dopo faccio partire la fermentazione. Io non mi sono mai fidato ancora, non mi sento pronto di far partire la fermentazione direttamente in botte, quindi per avere una spontanea un po' più pulita, anche eliminare una parte di fondo, sto cercando di trovare la quadra con quello che è il mio gusto e effettivamente la mia mano nel produrre questo genere di birre. Io faccio partire la fermentazione in acciaio e in vetro. La lascio un mesetto, il tempo che finisca il grosso della fermentazione dei sac, e poi porto in botte, ma lasciando parte del fondo direttamente da damigiana nel fermentatore. Quindi questo lascia un po' più di pulizia nella birra finita e un po' meno l'impronta del Brett. Per adesso asseconda di più il mio gusto. Ok, interessante. Ti sei mai, hai mai cercato di capire bene quali sono i microrganismi presenti nella tua cantina? Hai fatto qualche studio, hai fatto qualche Sì, raccolta? mi era venuto il trip gigante per colpa di mio carissimo amico HBL Alex. Lui è microbiologo e quindi mi aveva dato un paio di terreni. Io avevo comprato Petri, Bunsen, ho preso il microscopio. Mi era proprio partito il trip micidiale, avevo provato a isolare quelli che erano i lattici e i Brett nella mia spontanea. Poi da lì li ho sempre conservati e propagati, ho fatto delle sour ale provando a utilizzarli, ma il progetto di selezione vera e propria è un po' decaduto, è rimasto quello un po' più wild di fare i test sulle spontanee vere, ma non escludo di ricominciare prossimamente. Beh, anche quello è un mondo affascinante. Questa sera abbiamo una platea piuttosto timida, sono solo io che ti inoltro le loro domande, non c'è nessuno che vuole intervenire, neanche il buon Daniele che sicuramente ha da dire la sua, poi c'è il Davide che ci sta seguendo su Facebook, e che ringraziamo per il supporto in diretto, neanche poi tanto. Se volete posso Non so se intervenire vuoi. io. Ciao Mario, grande. Ciao, Assolutamente, noi è ciao a tutti, un mio buonasera, ciao piacere. Mattia. Ciao. Allora, la IGA di cui parlavi prima era quella ripassata col marazzemino?
Sì, lei, quella che avevi assaggiato 2 sere fa. Allora, siccome io ho bisogno di corsi di recupero, penso che questa IGA forse mi farà recuperare un attimino, come dice il buon Stefano, nel senso che a me le IGA non piacciono, però questa che ho assaggiato da Mattia era veramente buona. E la domanda invece per Mattia è un'altra. Visto che comunque di solito si mette in botte questo tipo di birra, si potrebbe eventualmente lasciare in acciaio o in vetro con dentro delle chip, cioè solo una parte di legno, perché da quel che ho capito serve la parte anche legnosa da far mangiare a questi brett. Si potrebbero dare in un altro modo, anziché metterli in botte, o si perderebbe tutto. Assolutamente, le chips sono una soluzione interessante per dare quella parte di tannino, quella parte di aromaticità anche tipica del legno. La botte, oltre al sapore di legno, però dà una serie di componenti aggiuntive. Intanto la microflora che si forma all'interno della doga è quella che poi tu porterai di produzione in produzione, quindi all'interno della botte si crea comunque una microflora in equilibrio tra lieviti e batteri che nel tempo contraddistinguerà le birre, quindi noterai che effettivamente c'è quella base. E poi un altro fattore fondamentale è quella della microossidazione. È la microossidazione che porta a tutta una serie di effetti nella birra, tra cui una produzione di un leggero acetico, piuttosto che delle differenze nel metabolismo dei lieviti e batteri, che danno maggiore complessità. Quindi chips sì, mi danno il tannino, mi danno il vanigliato, mi danno il nocciolato, perdo però la componente di prendo però la perdo però la componente di microossidazione. Diciamo che non è una soluzione completa, ecco. Sì, però è una soluzione secondo me validamente intermedia. Bisogna capire come trattarle. Io faccio sempre una prima piccola bollitura per eliminare un po' di Ok. tannino in eccesso. Alcune ho provato a portarle in distillati. C'è Marco che vedo che rompe. No, Sì, non è allora d'accordo, non è Marco d'accordo. dice chips no, ma semplicemente perché io ho appena preso una botte e siccome non mi piacciono questi tipi di birre, mi spiaceva rovinarla buttando dentro subito una birra del genere. Quindi magari se c'era un'alternativa per non impegnare subito la botte con questo tipo di birre. Poi se la soluzione non è valida, si Magari aspetto, se no si... la spirale, Marco. magari si beve quella di Della Mattia. spirale come via di mezzo, anche che passi da una birra all'altra, quindi creando in qualche modo una tua cultura personalizzata di lieviti. Diciamo che la spirale è un'evoluzione un po' della chips, è proprio una spirale di legno, quindi c'è più superficie di contatto, cioè c'è meno superficie di contatto rispetto a parità di legno rispetto alle chips, quindi la cessione di tannino è un po' più lenta e nel frattempo anche hai una quantità maggiore di legno che permette di crea il crearsi di una microflora all'interno, quindi che poi puoi passare di botte in botte. Su quelle Grazie spire non sono assolutamente preparato, quindi non vi saprei dire onestamente. Mattia. C'è Vittorio che ha alzato la mano, lo invito a accendere il microfono e a fare la sua Quali domanda. sono gli errori più comuni di quando si fa questo tipo di fermentazione? Cioè, quelli che ti portano ad avere una deviazione maggiore del prodotto che vorresti, anche se sono errori piccoli, diciamo. Ma è una domanda interessante. Secondo me i parametri principali su cui si sbaglia sono due: le temperature, quindi temperature troppo alte che vanno in qualche modo a far perdere l'equilibrio nella birra. Ad esempio, lavoro a temperature troppo alte, stimolo il lavoro degli acetobacter, quindi rischio una birra acetica. L'altro errore forse è quello del non rispetto dei tempi. Okay? Quindi birre fatte con troppa fretta ti portano ad avere o poco equilibrio
in termini organolettici del prodotto finito, piuttosto che ad esempio vere e proprie esplosioni, se ne sono viste tantissime, chi imbottiglia una birra spontanea dopo 6 mesi e dopo 4 ci sono le champagnotte che gli fanno boom boom in cantina. Un'altra domanda di Gabriele questa volta. E come si fa a produrre questo tipo di birra in un birrificio che fa anche birre tradizionali senza contaminare tutto quanto? Perché legge sul sito del Gesauer di non conservare mai i suddetti fermentatori assieme al materiale comunemente usato per fare birre normali. E Cristian che sorride. Immagino. C'è il concreto pericolo, ovviamente, di infettare la vostra attrezzatura. Fidatevi, brettanomiceti potrebbero non morire nemmeno se li fate bollire nella candeggina. Forse l'unico sistema adesso è con l'ozono, ma per uccidere qualsiasi cosa, forse con quello ci si riesce, ma non si è sicuri neanche con quello. Nel senso, lui dice, bisogna fare una stanza separata. Io penso che sia proprio locali separati, cioè proprio no, ma una strutture regione. Separate. Sì. Strutture separate. Diciamo che il pericolo è gigante, soprattutto perché paradossalmente non è il brett il problema principale, insomma. Anche perché tutta questa serie di microrganismi formano dei biofilm. Okay? I biofilm sono comunque difficili da eliminare, cioè tu rischi di avere una sanitizzazione perfetta, una sterilizzazione dell'ambiente, poi all'interno del biofilm c'è il residuo c'è un residuo di questi lieviti e batteri che poi ti vanno a infettare tutto. Quindi anche con l'enzimatico che mi distrugge il biofilm, i passaggi di acido-base, comunque il pericolo è altissimo. Ma anche ad esempio in una fermentazione spontanea, okay, metti che incontri in un certo punto della fermentazione dei lieviti, dei batteri sporigeni, ok? Questi comunque vanno anche a propagarsi alle foglie contenitore. Quindi assolutamente, cioè, attrezzatura separata, locali separati, ma io la butto lì, dico anche, cioè, scarichi fognari separati, per essere proprio. Ne parlavamo settimana scorsa con Nicola Coppa a proposito di biofilm e detergenti enzimatici, che neanche alcuni detergenti enzimatici sono sufficienti. Marco aveva acceso il microfono, scusa, te l'ho rispento perché entravi con qualche rumore di fondo. Se volevi fare una domanda, Marco, siamo qua. No, mi sarà solo aperto, ti scuso. Non era Ah, qui. sì. Ah, ok. Entri molto disturbato, si sente No, molto sono disturbato. pessima questa sera. Comunque, assolutamente, avevo tanti separatissimi, molto distanti anche da loro. Io non riesco a capire quello che dici, Marco, si sente veramente molto Luoghi disturbato. separatissimi, anche Ah, distanti, ok, molto distanti tra giusto, di loro, assolutamente. giusto. Ok, su questo siamo tutti d'accordo, no? Wow, assolutamente. Penso anche sulla base di quello che dicevamo, ha detto Nicola la scorsa settimana, che ci sono dei batteri, dei lievi che sono veramente molto resistenti. Non li, beh, fra l'altro ci sono birrifici anche che sono stati costretti a cambiare la propria sede di produzione per un'infezione da batterica, no? Mattia. Bene. Ah, Ci sono. stavo leggendo un'altra Sì? email, un altro messaggio riguardo a un lievito paraselare. Ah, Roslare, ok. Penso si scriva Roselare. Comunque, se non sbaglio, correggimi Giorgio, è un blend di lieviti. Ok, quindi ci sono all'interno dei saccharomiceti, Brett e là. È un blend già pronto. Però onestamente no, non l'ho usato, ma dovrebbe essere roselare. Sì, Mattia, Roslare. Provalo, è un bel lievito. Fa degli aromi particolari e dà un profumo alla birra, all'ambico oppure alla spontanea un po' particolare. Provalo, provalo. Me l'hanno Sì. suggerito, diciamo, persone che fanno parecchia birra di questo tipo qua.
Se puoi usare questo lievito, poi mi sai dire cosa. Ma vedo Giorgio che la quantità di microrganismi che ci sono all'interno sono quelli di una tipica fermentazione spontanea. Vedo Saccharomyces cerevisiae, ok, due tipi di bretta, un latto e un blend di pediococchi. Quindi infatti ci siamo, una coltura spontanea in stile belga. Sicuramente questi sono dei validi starter di fermentazione, okay, che hanno già un loro equilibrio all'interno, che sono, secondo me, interessanti da utilizzare all'inizio. Allora io, chiedo scusa, io una delle dei lambicchi che ho fatto è stata fatta una fermentazione con il Nottingham. Dopo la sua fermentazione ho inoculato questo lievito qua in una seconda fase. E, diciamo, al terzo anno ha dato dei profumi spettacolari, è proprio particolare come birra. Diciamo, è tra l'anello mancante, come dice una certa persona, l'anello mancante tra il vino e la birra. È qualcosa di particolare, molto buono, molto buono. Da assaggiare. Prove da fare, e tempo anche non manca. Quindi sicuramente faremo. Altra domanda, aspetta che mi è scorso qua, me la son persa, ecco, di Daniele Feiner, che saluto e che prossimamente sarà con noi per una interessantissima relazione, non anticipo nulla però. È un aspetto che aveva trattato già Marco De Grazia durante la sua serata sulle botti, però la ripetiamo. Come vanno trattate le botti, nel senso del lavaggio, conservando i microrganismi, lui chiede, per lavarle conservando microrganismi, si ricorda di aver visto da Cantillon la procedura di lavaggio con delle catene all'interno. Sì, selvaggi. sì, diciamo che la procedura di lavaggio fatta con sola acqua, io capita che magari faccio un lavaggio con acqua e poco citrico, cioè 0,2 grammi litro, nulla, proprio un cucchiaino su una botte da 50 litri, non vanno a modificare la microflora in modo così incisivo. Considera che il brett, i lattici, eccetera, penetrano proprio all'interno del legno. Ecco, quello che sicuramente vai a fare è togliere il grosso dei saccaromiceti che sono rimasti incrostate le botti. Io non ho mai fatto un passaggio con le catene o con chi usa i sassolini, il ghetto, chi usa i bulloni, intanto perché mi piange il cuore a far del male ai miei caratelli, a cui voglio tanto bene, quindi non oserei mai fare una cosa del genere. Mi sono sempre usciti estremamente puliti all'interno, estremamente, delle piccolissime incrostazioni intorno al cocchiume, che però con un po' di acqua che scorre sono sempre andate via. Mi è capitato solo una volta di avere una piccola incrostazione su un angolo della botte, ci ho messo dentro la spray ball attaccata all'acqua, questa è venuta pulita fantasticamente. Detto ciò, se fai un lavaggio un lavaggio con quantità discrete, ad esempio intorno al grammo litro, il grammo e mezzo litro di metabisolfito e poi citrico, o addirittura la combo di questo insieme che produce solforosa, li vai a inibire la carica batterica e comunque la microflora che c'è all'interno della botte, ma mai andrai ad eliminarla. Cioè, l'unico modo, ma forse neanche, per eliminarla è con la soda. Lavaggio con la soda, ma anche con il vapore c'è il rischio che tu non vada a annullare la microflora. Ma onestamente, se c'hai della microflora nella botte e vai ad eliminarla in questo modo, non so, mi sembra un po' un controsenso, nel senso che è quella che ci interessa all'interno della botte, anche. Esattamente. Quindi lavaggio anche con acqua e caso un po' di citrico che fa da nutriente al legno. Gabriele, sempre legato alla domanda precedente sulla separazione dei locali, ti chiede
I lieviti Lallemand per le sour li conosci? Anche questi ti impestano il birrificio? Sì, allora, i sour peach diciamo che io ho seguito, peraltro a Expo del 2018, una piccola lezione, un piccolo convegno su questi nuovi lieviti Lallemand. Allora, sono sostanzialmente delle colonie pure, dei ceppi selezionati di lattici, da quel che ricordo. Loro dicono che si possono utilizzare in birrificio attraverso un'accurata pulizia. Diciamo che il modo più sicuro, se sicuro possiamo dire, per utilizzarli in birrificio è il modo in cui normalmente semmai vengono utilizzati, è quello del sour kettle, ovvero fai sì l'acidificazione inoculando questi batteri nel mosto, ma lo fai nel periodo che intercorre tra lo sparge e poi una bollitura. Quindi tu vai ad acidificare direttamente nel kettle di bollitura, ok? Dopo il filtraggio, dopo il mash out, raffreddi 35 gradi, quindi temperatura in cui i lattici lavorano più velocemente, inoculi questi sour peach, che è un singolo ceppo, se non sbaglio, sono un paio, ma sono un singolo ceppo di lattico, questo lavora, raggiunto il pH desiderato, tu vai a bollire, quindi vai a eliminare la contaminazione, uccidere i lattici, e da lì vai a lavorare sostanzialmente con una birra pulita ma acida. Ma è un procedimento del tutto diverso e non abbiamo le complessità che si hanno invece con una birra acida prodotta con i sistemi, diciamo così, più tradizionali. Fabrizio ti chiede se aggiungi anche frutta fresca al mosto fermentato. Al mosto fermentato, finita la fermentazione, sì, mi capita spesso e soprattutto è interessantissimo lavorare con la frutta e studiarne l'evoluzione, studiarne le modalità di impiego per ottenere il maggior aroma possibile. Quindi sì, a fermentazione finita uso spesso la frutta, mi è capitato anche di metterla direttamente in botte. Vedevo sopra c'è una domanda di Vogue, che onestamente mi sfugge chi sia, che diceva anche se avevo mai utilizzato i noccioli delle albicocche, no? Delle pesche, aveva detto. Eccolo qua, me l'avevo perso, perdona. L'avevo beccata sopra, poi mi sono perso anch'io. E ad esempio sì, si usano noccioli, anche perché ad esempio i noccioli delle ciliegie li ho usati spesso perché danno un sapore proprio di nocciola tostata che è sensazionale. È lontanissimo dalla ciliegia, è proprio un aroma completamente nuovo. Quindi, ad esempio, una vecchia botte, una delle prime che utilizzavo, che ormai è scarichissima, era una botte piccina perché avevo preso per fare i primi esperimenti, una botte da 10 litri, le ho allargato il cocchiume e gioco ormai da 2 anni a metterci dentro dei noccioli con un 10 litri di birra spontanea. Questa frazione di birra diventa proprio una spremuta di nocciolina, di vaniglia. Ogni nocciolo poi al suo sentore è spettacolare e me lo gioco poi con i blend nelle birre finite. Ma non sono ancora un grande esperto di blend, quindi anzi non lo sono per niente. Quindi qua, le uniche 3 volte che ho fatto questa birra, ho preso tutta la frazione, una parte l'ho imbottigliata in bottigliettine singole per sentire l'evoluzione, poi l'altra l'ho presa, l'ho messa tutta dentro la birra finita. Ancora devo proprio calibrare la mano con il blend. Le combinazioni sono infinite. Sì, difficilissimo. A proposito di frutta, vale lo stesso discorso, Mattia, dei Brett e degli altri e microorganismi, cioè la frutta è il nemico numero uno all'interno di una cantina dove si fa birra normale. Anche la frutta contiene, no? Correggimi se sbaglio, ma contiene parecchi lieviti e batteri selvaggi che ci possono andare a fare danni in una cantina dove produciamo birra normale. Sì, sì. Quindi anche lì bisogna separare. In botte lavoriamo sempre in ambito spontaneo. Se io prendo una birra pulita, clean, e ci aggiungo la frutta, otterrò una birra sour, che è perché sulla frutta, sulla buccia, c'è una quantità infinita di microrganismi spontanei.
infatti poi leggo Piteco che scrive che sta snocciolando le ciliegie ma non vorrebbe fare un'acida. Tu parli dei noccioli, li posso usare per una birra non acida o parli della ciliegia intera? Comunque la frutta per utilizzarla in ambiente non acido deve per forza essere pastorizzata. Pastorizzata. Quindi la pastorizzazione avviene attraverso un decotto, quindi faccio acqua e frutta, la faccio bollire, ma così perdo anche una serie di oli essenziali. A me non è un metodo che fa impazzire, io quello che faccio di solito è metterla sotto vuoto e poi tenerla per un'oretta alla temperatura di 66-67 gradi, forse anche troppo un'oretta, però non ho mai avuto risultati sgradevoli. Tenendola sotto vuoto comunque non perdo gli oli essenziali, ho comunque data alla cottura un po' di modifiche a livello del sapore della frutta finale, ma così sono sicuro che a temperatura di pastorizzazione elimino ogni microorganismo. Anche lì però non è mai la sicurezza, c'è al 100%, quindi mi raccomando, usa per precauzione un fermentatore separato, un'attrezzatura di imbottigliamento separato e tienila monitorata per un po', sanitizzala molto bene, stai attento che l'infezione è dietro l'angolo, comunque lavorando con la frutta anche se pastorizzata. Piteco parlava dei noccioli perché evidentemente lei ci legge se le mangia. Noccioli stessa cosa, mettili sotto vuoto e pastorizzali. Onestamente non mi sono mai posto il problema, ma secondo me, te la butto lì, una RIS, un barley wine, fai una prova in un vasettino, anche una damigiana da 5 litri, prova a buttare noccioli pastorizzati e una RIS, un barley, che prendono queste note di nocciola, di vaniglia, chissà che non esce una figata. Bene, abbiamo anche altri illustri amici amanti di sour che ci stanno seguendo da Trieste, saluto Riccardo. E Riccardo, un altro Riccardo Diamanti qui sulla chat ti chiede se in Eagola un blend con quello che si citava prima, in un mosto realizzato in modo classico, quindi non turbid, posso comunque ottenere un buon prodotto finito? Sì, assolutamente. La differenza sta nella complessità finale, okay? Perché un mosto in turbid mesh regge un'evoluzione che dura anni. Una sour ale prodotta con un mesh tradizionale limita il lavoro del bread nel tempo, limita il lavoro dei batteri, quindi limita la loro possibilità di esprimersi. E poi, scusami Gianluca, diventerà molto più secca perché vanno metabolizzati tutti gli zuccheri semplici e complessi, quindi ti rimarrà un corpo e una quantità di zuccheri residui inesistente, quindi devi calibrarti anche su quello, zero amaro perché sennò quasi fanno i disastri. Comunque sì, si può fare tranquillamente, le combinazioni sono infinite, no? anche in questo modo, soprattutto in questo mondo dei batteri e lievi selvaggi. Bene, io direi che siamo giunti a conclusione, ci siamo fatti questa bellissima oretta e mezza di chiacchierata con te, Mattia, è stato veramente molto interessante, soprattutto per chi come me di sour sa veramente poco e di turbid mesh quasi nulla. Complimenti, ti arrivano i complimenti anche da qualche pro. Ti ringraziamo, quindi grazie del tuo intervento e ripeto come sempre in chiusura a tutti quanti che tutte le nostre serate possono essere riviste su Facebook. Vi invito a iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanella per ricevere gli avvisi di nuovi video come quello di questa sera o domani mattina, non so Mattia quando riuscirò a montarlo e caricarlo, ma sarà disponibile a breve. E metteremo anche i link che mi hai mandato, così ci saranno tutte le possibilità di andarsi a seguire le varie fonti che hai citato. E, abbiamo ovviamente anche Instagram, come ben sapete, la pagina
Facebook, dove vi continuiamo a tenere aggiornati su tutti i nostri eventi. Prossimo appuntamento infrasettimanale, giovedì. Sapete che abbiamo spostato il Virtual Pub al giovedì perché i pub sono aperti, e proprio di questo parleremo questo giovedì. Quindi ci ritroveremo con il nostro boccale, i nostri boccali di birra, a chiacchierare e a raccontarci di come è andato questo primo weekend con i pub aperti, quindi di nuovo magari non sul Virtual Pub a condividere bevute virtuali, che benché piacevoli, insomma, sono sempre socializzano limitatamente. Ci racconteremo invece, non avremo nessun ospite, serata libera, una bella chiacchierata, non la registreremo, su come avete passato questo primo weekend con i nostri amati pub aperti. Grazie a tutti quanti gli intervenuti, sono intervenuti anche tantissimi altri amici, come dicevo, esperti di Sour, e li abbiamo menzionati, anche Paolo e il buon Riccardo da Trieste, e altri amici che mi dicevi tu essere intervenuti, esperti. Ti ringraziamo, Mattia, e a presto, ci vediamo ciao a tutti. Giovedì. Ciao, 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 grazie Gianluca.